Che gioppo! Buonasera a tutti, grazie della visualizzazione. Quest'oggi parliamo del 29esimo classico Disney, un film del 1990. Sto parlando di Bianca e Bernie nella terra dei canguri. Questo è uno dei pochi sequel, insieme a Winnie Pooh, Le nuove avventure nel bosco dei 100 acri, dovrebbe chiamarsi così, ad essere stato dichiarato classico. Cioè, ci sono due sequel resi classici e uno di questi è il sequel di Bianca e Bernie, Le avventure di Bianca e Bernie. Perché? No, perché se ne sentiva veramente il bisogno? Per quale motivo è stato fatto un classico basato su quel filmaccio schifido lì? Perché io non ne capisco il motivo. L'unica spiegazione logica che ci trovo è l'ormai comprovato feticismo che la Disney ha per i topi vestiti, perché non vedo altre spiegazioni logiche. Sicuramente si tratta di un film migliore del suo predecessore, senza ombra di dubbio, a partire dal fatto che tutti i riferimenti cristiani sono stati sapientemente tolti. Cioè non è più un film cristianico così come era il suo predecessore. Ne sono contento, non perché mi sta sulle balle la religione, che non è questo il motivo, è perché così è fruibile da parte di tutti i bambini. Non che lo consigli a tutti i bambini, cioè fate un po' come vi pare, genitori, però obiettivamente così è più easy, meno complicato da far vedere ad un bambino, sia che sia cristiano, sia che sia musulmano o professi agnosticismo, ateismo, quello che gli pare ai suoi genitori. Si tratta del secondo film del Rinascimento Disney e, forse anche per una giustizia divina, si tratta del film del Rinascimento Disney che ha fatto meno incassi in assoluto. Mi auguro che poi la Disney abbia compreso che su Bianca e Bernie dovevano metterci fin da subito una pietra sopra. Passano i primi 5 minuti di film, e dico i primi 5 minuti di film, e già ho visto una sequela di cazzate incredibile. Adesso vado per ordine. Così come per Le avventure di Bianca e Bernie c'è un bambino di mezzo. Il bambino che si trova in pericolo perché loro sono una società, non so se vi ricordate quella stupidaggine della società di salvataggio di topi che salvano esseri umani, no? Ecco, in questo caso qui Cody è il bambino da salvare. Questo ragazzino, quanto avrà, 8 o 10 anni, che vive in Australia, la terra dei canguri, e il film parte con lui, non mi fa ridere perché è una stupidità incredibile, lui abita in un altopiano australiano, non è che abita in una metropoli, no? Lui prende, esce di casa, dice ciao mamma, e sua mamma, non fare tardi mi raccomando. E questo bimbo parte e scorrazza allegramente da solo in mezzo agli altopiani australiani. Allora, l'Australia è nota per essere uno dei continenti più mortali del pianeta, pieno di animali velenosissimi, insetti pericolosissimi, insomma, poteva morire in tutti i modi possibili. La madre, non so dove abitano, perché abitano in mezzo al nulla più totale, lascia che suo figlio se ne va in giro da solo in mezzo alla foresta australiana. Cioè, non lo so, un messaggio veramente anche di merda, se vogliamo metterla così, perché un bambino che si vede, un bambino come lui, che si sente libero di andare in giro per i boschi, si sente anche quasi legittimato a farlo, no? Voglio dire, è come mamma ho perso l'aereo, un giorno farò un video su mamma ho perso l'aereo, questo ve la garantisco. Sono cose molto pericolose in realtà da far vedere, perché il bambino così prende sotto gamba una cosa che è virtualmente pericolosissima. Ovviamente Cody è in grado di parlare con gli animali, non si sa perché in Bianca e Bernie, cioè, quello in pericolo è sempre quello che parla con gli animali. Quindi lui è tipo il capetto di questo gruppo di animali che hanno formato una piccola società loro all'interno di questa foresta. Arriva una cangura che gli dice, guarda che c'è un problema Cody, abbiamo bisogno di te. Neanche gli dice abbiamo bisogno di te, gli dice tu sei l'unico che può aiutarci, giustamente per mantenere basso il livello, no? Perché c'è un problema, c'è quest'aquila, la chiamano Aquila Dorata, che è stata catturata da una trappola e si trova in cima a quella rupe, dobbiamo andare a salvarla. E Cody giustamente dice, tranquilli, ci penso io. Il padre di Cody non si è fatto mostrare, però credo di aver intuito di chi si tratta, dovrebbe essere Peter Parker. Perché vedi che Cody prende e si arrampica in cima a questa parete rocciosa, che è praticamente verticale, con una facilità incredibile, rischia di cadere un paio di volte, ma
non ci sono problemi, è un super bimbo praticamente, riesce comunque ad arrivare in cima e trova quest'aquila. Parliamo un secondo di quest'aquila. In particolare vorrei soffermarmi un secondo sulle dimensioni di quest'aquila. No, perché facendo un veloce paragone, all'incirca il becco di quest'aquila è grande quanto la testa del bambino, ok? È un cazzo di pterodattilo, non è un'aquila quella, va bene? Però ci sta che forse, sono ignorante io, ci sta che esista un'aquila di queste dimensioni. Quindi, giustamente, in quanto cagacazzo, mi sono permesso di fare una ricerchina sulle aquile esistenti e a quale specie poteva appartenere quel mostro. Viene definita come aquila dorata. Allora, l'aquila dorata è un altro modo per chiamare l'aquila reale, che tra parentesi è l'aquila che abbiamo anche noi sulle nostre Alpi, no? Ecco, l'aquila reale raggiunge un'apertura alare di circa 2 metri. La chiamano aquila dorata, evidentemente non lo è, perché io ho le Alpi a qua nelle mie spalle e vi garantisco che se ci fossero dei grifoni li avrei visti, quindi no, non è un'aquila reale. Dall'aspetto quell'aquila mi sembrava tanto un'aquila testa bianca o anche detta aquila della testa calva, il simbolo degli Stati Uniti per intenderci, no? Perché vabbè, il corpo è un pochino più chiaro, però la testa è bianca, poteva essere quello. Vado a vedere e l'aquila della testa bianca raggiunge un'apertura alare di circa 3 metri. Cominciamo ad avvicinarsi, ma non è quella. Allora mi sono detto, faccio prima a scoprire qual è l'aquila più grande che esiste e la chiudiamo, è quella, per forza. Sono andato a vedere, attualmente, quella, poi mi spiego perché dico attualmente, quella più grande è l'aquila arpia. Delle dimensioni, raggiunge sempre i 2 metri d'apertura alare, quindi non si parla di questa. È la più grande perché raggiunge un peso consistente, riescono, alcuni esempiari raggiungono anche i 9-12 kg di peso, quindi stiamo parlando di dei tacchini enormi, ma non è nemmeno questa. Allora mi sono detto, aspetta, forse si sta parlando di una specie che si è estinta e adesso se ne trova qualche esemplare ancora sporadico. Non lo so, andiamo a cercare l'aquila più grande che è mai è esistita, l'aquila di Hast. Ho detto, attenzione, ci siamo, perché è originaria della Nuova Zelanda. Attenzione, è lei. Apertura alare 4 metri. No. No. Non è lei. Non è possibile che sia lei. Perché quella cazzo di aquila ha un'apertura alare di almeno 6-8 metri, ok? Quindi è un aeroplano, è un aliante quell'affare. Non esiste in natura, si sono inventati un'aquila. Perché hanno fatto quell'aquila così grande? Il perché poi dopo si spiega. Che cosa fa giustamente il buon Cody che se ne va in giro con tanto di coltellaccio, tra parentesi, altra cosa che non è che farei vedere volentieri a un bambino, libera quest'aquila gigantesca da questa trappola, una trappola assurda perché ha sparato delle corde che l'hanno avvolta, che dov'era nascosta questa trappola? Come ha fatto a prenderla il bracconiere? Non ne ho la più pallida idea. Comunque libera l'aquila butta di sotto Cody ed ecco fatto che parte una sequenza alla Gandalf, al Signore degli Anelli. L'aquila va giù, se lo prende in spalla, lo fa volare, gli fa fare sci d'acqua, ste cazzate incredibili, spettacolari, per carità divina, sicuramente l'hanno fatto per dare un po' di verve al film. Non mi hanno entusiasmato sinceramente. Comunque sì, adesso l'aquila diventa amica di Cody. Ah, tra parentesi, altra cosa particolare di quest'aquila: Cody parla con tutti gli animali e c'ha davanti un drago falco gigantesco, ma questo non sa parlare. Mi sono chiesto per quale motivo ci sono animali che sanno parlare e altri no, visto che praticamente tutti gli animali parlano all'interno di Bianca e Berni, perché proprio l'aquila non deve parlare? Forse perché ha il becco. Ecco, questo potrebbe essere una valida motivazione. Ha il becco, non ha labbra, quindi non è in grado di articolare i suoni. Quindi di base può fare solo versi, però capisce. Perché effettivamente non ci sono altri esempi di uccelli che parlano all'interno di Bianca e Berni. Insomma, l'aquila gli fa fare tutto un giro turistico fantastico e la porta al suo nido. E lì ho cominciato a ridere perché ho detto sarebbe bellissimo se ora lo sviscera e se lo mangia, però no, non succede questo, ovviamente, che sarebbe stato decisamente macabro, anche se veramente ho cominciato a ridere come un coglione.
No, gli fa vedere dove sono le sue uova. Non ho capito bene perché, però gli dice, gli fa intendere: queste sono le mie uova, devo proteggerle, ti faccio vedere dove abito, ti offro un caffè. Non lo so perché l'ha portata al suo nido, non ne ho la più pallida idea. Dopodiché lo porta giù e si salutano e fine lì. Cody rimane da solo nella foresta e si avvia verso casa con un istinto dell'orientamento che non so neanche io da dove cavolo gli salti fuori, però lui si orienta nella foresta in maniera fantastica e si sta dirigendo verso casa. Ecco che incontra questo topolino in difficoltà, va lì per aiutarlo, ma in realtà era una preda, non una preda, era un'esca, un'esca di una trappola, e cade in questa trappola da cui non riesce più a uscire. Nel frattempo sopraggiunge il cacciatore che ha piazzato la trappola e abbiamo una scena bellissima con questo piccolo Gandalf che accusa il cacciatore di essere un cacciatore di Frodo. Vabbè. E giustamente, no, come spirito di sopravvivenza massimo, gli dice: tu sei un cacciatore di Frodo, io adesso prendo e vado a chiamare i guardia caccia. A questo punto doveva quantomeno sparargli in testa. Cioè, perché? Come puoi prendere e accusare? Va bene, sì, mi dite, è un bambino, è ingenuo, ho capito, un bambino ingenuo, stiamo parlando di un bambino che se ne va in giro per gli altopiani australiani da solo, va in giro a catturare i bracconieri alla ricerca di animali che hanno bisogno di aiuto, e però ha l'ingenuità di non capire quando si trova in pericolo, quando si trova di fronte a sé una persona virtualmente pericolosa. Cazzo, è come se io esco da un supermercato, trovo uno che entra dentro con passamontagna e Kalashnikov, lo fermo e gli dico: sei un terrorista! E lui cosa fa? Cosa potrà mai farmi? Nel senso, esco e chiamo qualcuno, chiamo i carabinieri, non lo so chi devo chiamare in caso di terroristi, qualcuno chiamerò, no? Lui cosa doveva fare? Oddio, sono caduto, aiutami, e poi piglia va a cercare aiuto. No, no. Lo accusa di essere un bracconiere. E sebbene questo, il bracconiere vuole lasciarlo andare. Lo vuole lasciare andare, però ha con sé una penna dell'aquila, Cody. E lì allora il bracconiere dice: no, fermati, tu sei stato con l'aquila, tu ora mi aiuterai a rintracciarla perché io è da una vita che le sto dietro. Quindi Cody viene rapito dal bracconiere e dal suo varano domestico. Siamo scesi, nel primo Bianca e Bernie c'erano i due coccodrilli cattivi, questo ha un varano cattivo come aiutanti. Non so perché questa scelta stupidissima di avere dei rettili come animali domestici, che alcuni ce l'hanno, il varano forse è già più plausibile, il coccodrillo no. Si scopre che questo bracconiere altro non è che il famigerato Mac Leach, un noto cacciatore di Frodo di fama internazionale che è ricercato da tutti i guardia caccia del mondo, ma non si riesce a prendere. E beh, lui si nasconde benissimo, voglio dire, guida una sorta di carro armato che lascia delle impronte di cingolati incredibili, distrugge le foreste ovunque va, fa un casino boia, però nessuno riesce a rintracciare sto tizio. Ma veramente, guida un trabicolo assurdo, nemmeno lei team se si mette d'impegno lo costruisce un affare del genere. È enorme, ha delle sirene, ha una mega gabbia dietro, lascia delle tracce assurde. Oh, nessuno lo becca. Come è possibile? Chi salverà il piccolo Cody? Indovinate un po' chi lo salverà. A sto giro l'allarme non è più la bottiglia con dentro il messaggio, ma lo dà il topo che era l'esca della trappola in cui Cody è caduto. Prende, non mi ricordo dove va, però riesce a telegrafare l'SOS. Questo SOS fanno vedere una scena che ora ci mette il Signore degli Anelli, è proprio come i fuochi di segnalazione del Signore degli Anelli, fanno vedere che arriva fino negli USA, dove c'è questo comitato topico di tutti i topi, della salvaguardia degli esseri umani, eccetera eccetera. Ovviamente vengono delegati Bianca e Bernie per andare a salvare Cody. Bianca e Bernie stanno vivendo un momento molto particolare, cioè nella pratica c'è Bernie che è frenzonato in una maniera incredibile e c'è Bianca che non è che lo vuole frenzonare volontariamente, ma non si rende conto di quelli che siano i sentimenti di Bernie. Bernie vorrebbe dargli l'anello per fidanzarsi, eccetera, eccetera, ma non fa in tempo a farle la proposta perché vengono chiamati a gran voce che devono muoversi perché devono andare in Australia. Cioè, non c'era proprio nessun altro da mandarci, devi far fare a un topo un viaggio intercontinentale per andare a salvare Cody. Non lo so, però Bianca e Bernie, se non ci sono loro, aiuto, Cody morirà.
Bianca e Bernie devono spostarsi e quando Bianca e Bernie si spostano lo fanno in Albatros. Quindi prendono e vanno da Orville, ma Orville non c'è più, non ho capito ancora perché, tutto è passato in mano a suo fratello Wilbur. E è semplicemente, così come lo era Orville all'inizio, un modo per ricordare i fratelli Wright, gli inventori dell'aeroplano. Questa è una cosa che sinceramente di questo film ho apprezzato, molto carina. Prendono l'Albatros, sebbene la tempesta riesce a raggiungere un aeroplano, a nascondersi in uno dei suoi carrelli. Quando raggiungono l'Australia, si apre il carrello, lui esce fuori e vola fino alla pista di atterraggio specifica dell'organizzazione dei topi. E c'è questa parte completamente illogica dove comunica via radio con la stazione di controllo, ma non ha niente addosso, è telepatia, non ha un microfono, non ha nulla che possa metterlo in contatto col topo canguro che è nella stazione di sotto. Quindi non ho ancora capito di quel pezzo, sinceramente. E qui arriviamo a quella che secondo me è la più grande cazzata di questo film, ovvero l'eccesso di forza che hanno dato ad animali di piccola taglia. Ma veramente una forza disumana rispetto a come il tutto è stato rappresentato nel primo Bianca e Bernie. Cioè noi orco cane qua ci abbiamo una mosca che toglie i perni all'ombrellone e lo apre. Cioè, una mosca che toglie un perno più grande di lei, è come se io prendo e orco cane, non lo so, sollevo una colonna di metallo pieno, ok? Lo fa una mosca, dovrebbero dominare il mondo quelle mosche lì. Ma non solo quello, c'è anche il topo canguro che riesce a sollevare addirittura cordi, se non mi sbaglio, in un punto. E ci sono anche le lucciole, le lucciole, i topi cavalcano le lucciole. Ci sono i topi che cavalcano le lucciole. Non so se avete ben capito quanto può pesare un topo rispetto a una lucciola. Si vedono queste cose qui. E perché? Per qual arcano motivo? Cioè, se voi mi improntate il film sul fatto che i topi sono piccoli, sembrano indifesi, ma in realtà sono in grado di fare grandi cose, non me lo puoi giustificare col fatto che hanno forza fisica. Mi va in antitesi con quello che è il principio cardine del film, ovvero che anche se gli daresti zero speranze, invece grazie al loro coraggio, alla loro astuzia, alla loro intelligenza riescono a farcela. Invece no, questi qui sono proprio forti. Cioè c'è un punto dove Bernie ribalta un cinghiale, lo prende per i canini e lo ribalta un cinghiale, topo versus cinghiale. Queste cose veramente mi danno una noia, signori, che non avete idea. All'Albatros gli prende il mal di schiena. Non ho capito bene perché, mal di schiena, io non riesco più a muovermi e viene portato in un ospedale da campo dei topi. Mi ha divertito questa cosa che gli fanno le iniezioni con la doppietta, cioè molto esagerato. Una parentesi comica che ci poteva stare, d'altronde il film non è che ci ha offerto grandi cose, quindi quella parentesi comica lì, sì, ha un po' leggermente, forse addirittura risollevato quello che era il film finora. E c'è un'altra parte, anche questa molto interessante, in cui Cody viene rinchiuso insieme ad altri animali catturati dal bracconiere, e questi animali si armano di ingegno e riescono a creare un sistema di vari bastoni legati insieme, fili eccetera eccetera, per riuscire a raggiungere le chiavi che permettono di aprire le gabbie, perché giustamente se io incarcero qualcuno metto le chiavi nella stessa stanza della galera, cioè è chiaro, no? Non penso che in qualche modo qualcuno potrebbe allungarsi e riuscirle a prendere. No, vabbè, ci sta, dai. Creano questo sistema, riescono quasi a prendere le chiavi, entra dentro il varano domestico di McLeach, toglie le chiavi e le rimette a posto. A questo punto la cazzata. Una lucertola scleratissima, Frank, se non mi ricordo male, di quelle con il collare, stile quelle di Jurassic Park, di quella scena in cui muore il tizio con gli occhiali che crea il casino. Vabbè, non stiamo parlando di quel film. Insomma, dice, oddio, come faremo, infila la coda dentro al lucchetto e dopo un po' che gira lo apre così, cioè, ma a nessuno gli è venuto in mente prima di provarci? Insomma, dopo vari tentativi non riescono ad uscire, perché anche Frank, la lucertola che è riuscita ad aprire il lucchetto, si ritrova a ributtarsi dentro la gabbia per non essere, per non fare una brutta fine con il varano, e quindi c'è l'unico personaggio un attimino obiettivo che mi ha fatto dire, che dice, ragazzi, ma tranquilli che c'è un modo per andarsene.
E tutti, ah sì, certo, ci sarà Frank, la lucertola, che uscirà come una bella cintura, una bella borsetta, ci sarà il canguro, che uscirà come un paio di scarpe, insomma, comincia a far spaventare tutti, pessimista, bestia. Invece però alla fine entra McLeach e libera Cody, perché a McLeach è venuta una grande idea, ovvero far finta che l'aquila è già stata catturata da qualcun altro. Gli fa la fintona, gli dice: guarda, l'aquila è già stata catturata, ora non mi servi più, a quest'ora potevamo averla catturata insieme, facevamo 50-50, invece mi hai detto di no, bravo scemo, adesso vai, sei libero. E giustamente Cody cosa fa? Corre subito dai guardiacaccia e gli dice: guardate che McLeach si nasconde qua dentro e soprattutto, mamma, non sono morto, non pensare che sono morto, perché McLeach ha tirato il suo zaino in mezzo ai coccodrilli facendo credere della sua morte, della morte di Cody. No, no, mamma, non sono morto. No, niente di tutto questo. Cody prende e la prima cosa che fa è andare dalle uova dell'aquila, perché dice: poverine, ora la mamma non le può più scaldare, come potranno essere, da chi le coverà, eccetera eccetera. E quindi la prima cosa che fa Cody è prendere, andare al nido. Ovviamente era un piano di McLeach. McLeach che cosa fa? Appena Cody mette i ciampini fuori di casa, monta in cima al suo carro armato, che roba è, insomma, mezzo cingolato, e comincia a inseguirlo. Come cazzo ha fatto in mezzo al deserto a non accorgersi di essere inseguito da un carro armato? Ora, sai, fosse, non lo so, mimetizzato, vabbè, ma cazzo, un bega bubbone verde in mezzo al giallo, lo vedi che ti sta inseguendo, figlio mio? E soprattutto, ma che cazzo di senso dell'orientamento c'hai? Come fai in mezzo al deserto a ricordarti come raggiungere il nido passando non da sotto, ovvero dalla strada che hai fatto, ma da sopra? Com'è possibile? Che doti ha questo bambino? E qui c'è la scena del delirio, cioè c'è Cody che di nuovo alla Spider-Man scende giù dalla rupe e raggiunge le uova. Ecco, fatto che arriva l'aquila, allora Cody capisce: ma come fai a essere qui? Arriva McLeach, spara il suo razzo fatto di corde, di teli, di roba, insomma, riesce a catturare l'aquila. Cody non si dà per vinto, salta nel vuoto, si aggrappa all'aquila legata come un salame e comincia a tagliare le funi a cui è aggrappato, ok? Il tutto nel delirio più totale, con Bianca Berni e il topo canguro che si separano, perché il topo canguro riesce a lanciare il suo razzo, a prendere il piede di Cody, e sia lui che Bianca se ne vanno, mentre invece lo sfigato di Berni rimane nel nido. Insomma, alla fine l'aquila e Cody vengono catturati, Berni e il topo Bianca e il topo canguro inseguono McLeach all'interno del suo mezzo e Berni rimane nel nido. E ora la genialità di McLeach, fantastico. Che cosa succede? Giustamente c'è un'aquila che vale un sacco di soldi e ci sono le tre uova fecondate di quest'aquila, che all'interno hanno degli aquilotti, e io penso che gli aquilotti valgono un sacco di soldi. Qual è la cosa logica da fare? McLeach lo vedo che lo prepara il suo varano, lo lega e lo cala di sotto. Io dico: ok, prende le uova e le porta su. No, il varano è incaricato di mangiare quelle uova. Deve mangiare quelle uova perché così il valore dell'aquila che adesso ha non diminuirà. Ma che cosa stai dicendo, McLeach? Cioè, veramente stai distruggendo tre uova che possono valere una barca di soldi perché vale, mantiene costante il valore dell'aquila che già hai catturato? Ma come cazzo ragioni? Ma tu meriti di morire, McLeach, quando ti toccherà per questi discorsi. Più per tutto il resto che hai fatto, sicuramente. Ma sei un coglione, cioè, ma come puoi pensare a una roba del genere? Vabbè, il varano viene calato di sotto, cerca di distruggere le uova, ma non ce la fa, sono durissime. E allora prende le uova, le butta giù dal burrone, è fatta finita. Ma ecco, attenzione, colpo di scena, le uova sono state sostituite con dei sassi perfettamente ovoidali, che non so quale miracolo geologico ha formato al di sopra del nido, e cadono di sotto. Quindi, tra parentesi, quel nido è in una posizione di merda, perché quelle uova rischiano costantemente di essere schiacciate da dei grottoni che gli cadono addosso,
E soprattutto, come cazzo è possibile che esistano delle rocce perfettamente ovoidali che si staccano da una parete rocciosa? Nemmeno il vento le ha levigate o la marea, no. In un canyon vengono giù come dei frutti queste rocce ovoidali del cavolo qui, che Bernie, dall'alto del suo essere semplice topo, è riuscito a spostare dentro al nido. Quindi altro che topo Sansone o il tuo cane. E vabbè, sembrerebbe che le uova abbiano fatto una brutta fine. Invece arriva Wilbur e c'è Bernie che dice: Wilbur, corva le uova, intanto che io vado a salvare tutti quanti. Bernie ora li piglia a schiri Ibiza, diventa Rambo e fa un casino assurdo. E adesso arriviamo alla scena finale, in cui McLeach cerca di uccidere Cody. Come? Lo vuole buttare in mezzo ai coccodrilli e farlo divorare, così come già aveva fatto credere d'altronde, no? E ci sta. Però non è che dice: lo prendo e lo butto di sotto, no. Lo appende e cerca di calarlo giù. Non so per quale motivo faccia questo. Nel bel mezzo di questa fase di questo assassinio, è stata fuori Bernie, che a cavallo di cinghiale è giunto lì alla gru e la spegne rubando le chiavi. Quindi McLeach non sa più che cosa fare, c'è tutta una colluttazione con il varano che insegue Bernie e il delirio più totale. Alla fine ci ritroviamo in un punto di stallo in cui il varano salta addosso al suo padrone, quindi a McLeach, e rimane in bilico sul lago dei coccodrilli, sul fiume dei coccodrilli. E adesso finalmente assistiamo ad un omicidio. Perché non mi pare che ci siano stati degli omicidi veri e propri all'interno dei film Disney fino ad ora. Questa volta qui assistiamo ad un omicidio vero e proprio, a mio avviso. Abbiamo Bernie che si trova sotto McLeach, che è così in bilico. Bernie lo spinge di sotto. Ora, io non so voi, ma per me spingere di sotto un uomo giù da un dirupo pieno di coccodrilli è un omicidio. Poi non lo so. Vabbè, comunque sia, Bernie, così facendo, quasi uccide McLeach, perché in realtà si salva, non so per quale arcano motivo i coccodrilli non lo divorano subito, lo lasciano scappare per un po', dopodiché i coccodrilli se ne vanno, nessuno capisce perché, il varano riesce a salvarsi, McLeach vola di sotto giù dalle rapide e dovrebbe essere morto. Non lo fanno vedere, però abbiamo assistito ad un tentato omicidio di un buono, non di un cattivo nei confronti di un buono, ma di un buono nei confronti di un cattivo. Legittima difesa? Vero, abbiamo assistito ad un omicidio. Arriviamo alla fine del film con Bernie che si dichiara a Bianca. Bianca accetta il suo amore, sebbene ci fosse l'altro pretendente, il topo canguro, che non ne ho parlato molto perché è un personaggio così bidimensionale da essere quasi ridicolo, non mi ci sono voluto soffermare troppo. Insomma, alla fine della fiera si schiudono le uova, lì c'è Wilbur e, per quello che è l'imprinting, gli aquilotti avrebbero dovuto vedere Wilbur come la loro madre. No, cominciano a cercare di mangiarselo, non mi è chiaro perché. Comunque sia, il film finisce. Che dire, un film sicuramente migliore del suo predecessore. Non, anche questo è uno dei pochissimi classici Disney, insieme a Taro nella pentola magica, che non ha canzoni. Ed è molto diverso da tutti gli altri film del Rinascimento Disney. È un film che i bambini possono vedere con tranquillità, tutto sommato, perché non è che ci siano grandi cose, cioè è come vedere una parete bianca o non vedere niente. Questo film a me non ha lasciato proprio niente, se non una grandissima tristezza dell'aver perso quell'ora e qualcosa nel guardarlo, ecco. L'unica cosa, appunto, che mi sento il dovere di dire è che c'è questo bambino che viene pompato in modo eccessivo, questo bambino che fa cose eccessive e che è un esempio negativo, perché i bambini devono essere messi di fronte ai loro limiti, non a quello che con grandissima difficoltà potrebbero, dopo allenamenti incredibili, riuscire a fare. Perché se te mi convinci un bambino che è in grado di arrampicarsi in cima a una parete praticamente liscia, se mi convinci un bambino che può andare in giro per i boschi, se mi convinci un bambino che non corre nessun pericolo ad accusare i bracconieri di essere bracconieri, eccetera, 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 tu mi stai creando un preconcetto che potrebbe essere pericoloso.
I bambini devono sempre avere ben presente quali sono i loro limiti. Perché, ve lo ripeto, già ve l'ho detto, la paura è un elemento fondamentale di crescita per il bambino. Non il credersi chissà chi. Poi ci ritroviamo con le bande di bimbi minchia del cazzo, arroganti come la merda, che ti mangiano il muso perché non hanno mai avuto paura di quello che sono, ovvero dei niente. Dei niente. Ok? Non che un bambino è niente, un bambino ha possibilità di diventare qualcosa di molto meglio di quello che è. Ok? Di migliorare se stesso, ha infinite possibilità un bambino, ma per farlo deve capire qual è il suo limite, perché se no non cercherà mai di superarlo. E siamo arrivati al momento del miglior personaggio. È stato molto complicato per me dare il premio miglior personaggio a questo film, perché di base non se ne salva mezzo, cioè voglio dire, non c'è un personaggio, c'è l'Aquila che è incredibile a prescindere, c'è il bambino che è un esempio negativo incredibile, c'è il bracconiere che è un povero pirla che si mette a distruggere le uova su cui potrebbe lucrare in una maniera incredibile, Bianca e Bernie non ne parliamo, sono dei topi vestiti che vanno in giro a sollevare la gente, è veramente una roba inconcepibile, ok? C'è Wilbur che insieme a quell'altro Albatros sono complici di questi topi e non meritano quindi attenzione. Non ci sono personaggi interessanti in questo film, però il premio lo devo dare per forza, e l'unico che mi ha fatto sorridere un po' all'interno di questo lungometraggio è il koala pessimista, cioè quel koala che diceva: ragazzi, tanto siamo tutti morti, mettiamoci l'anima in pace, tu diventerai un portafoglio, tu diventerai una borsetta, io diventerò qualcos'altro. E, insomma, questo pessimismo universale mi ha fatto sorridere, e voglio dare il premio a questo personaggio proprio a simboleggiare come questo film non abbia niente da spartire, quantomeno con me. Siete d'accordo con me? Un bel mi piace. Se non siete d'accordo, un bel mi piace lo stesso. Da Kenny c'è poi tutto, ci vediamo con il prossimo Classico Disney.